de provincie și al mizinului istor. Mai mult de lumină. Nu. Consilii. E președintea sau volată sau dată. Non so, da quando ci siamo insediati purtroppo sono accadute su questa amministrazione notevoli problematiche e ogni volta che abbiamo fatto un consiglio comunale siamo stati presi sempre a discutere argomenti diciamo, che non erano all'ordine del giorno, che hanno mandato sempre più in scaletta questi ordini del giorno. Casualità del caso capita proprio diciamo, nello stesso periodo in cui era stata presentata l'anno scorso, prima della stagione estiva, quindi era giusto per precisare. Prego, consigliere. Colgo l'osservazione del Presidente nel dire capita, manco a farlo apposta prima della stagione estiva, quindi capita in maniera opportuna, come un fatto abbastanza grave, che significa a distanza di quest'anno nulla è stato pensato, nulla è stato fatto. Siamo allo stesso punto di un paio di anni fa, quando cioè non funzionò tutto il meccanismo di traffico nella zona di Serre di Scocchi in tutto il comune. E noi allora poi successivamente cominciamo nello studiare un meccanismo che potesse funzionare, che avevamo peraltro già studiato, lo presentavamo, cercavamo di presentarlo per la stagione 2011. Poi lo presentiamo per la stagione 2012, ma sta stessa premura perché purtroppo non sono stati presi altri provvedimenti. Al Presidente bisogna far notare però che è vero che ci sono consigli comunali centrati su molti argomenti importanti o che argomenti che capitano fra capo e colpo, però nel regolamento non c'è il divieto di convocare più consigli comunali o consigli comunali più spesso in modo da arrivare i punti all'ordine del giorno. Quindi se è vero che ci sono di volta in volta argomenti importanti da discutere, è altresì vero che forse dovrebbe essere più attivo nel convocare i consigli comunali proprio per far sì che molte mozioni o proposte o idee vengano discusse, perché a volte potrebbero anche essere utili, a volte magari no, ma è sempre giusto per la democrazia poterle discutere e confrontarsi. Quindi il Presidente deve prendere atto, invece di distrarsi, che non deve più accadere che mozioni presentate un anno qua, un anno prima, vengono in consiglio un anno dopo. Le mozioni devono essere discusse in un termine ragionevole, un mese, due, ma devono essere discusse. Se i consigli comunali purtroppo non producono quello che dovrebbero, bisogna convocarli più spesso o bisogna fare in modo che le regole rispetto ai tempi siano più rigorosi in modo tale da poter evadere tutte le problematiche, altrimenti non programmiamo niente. Siccome il Consiglio Comunale è un organo di indirizzo, così come questa delle proposte di delibera, più che una delibera di indirizzo, non è che la delibera che realizza una cosa, ma è una proposta di dire, si potrebbe fare così, studiamo se è opportuno, gli indirizzi vanno dati in tempo debito per poter poi studiare il problema. Quindi agganciano una serie di problematiche sul traffico e sulla viabilità, che è uno dei grossi problemi. Infatti non a caso il punto successivo è una interrogazione sull'arretramento in Torre Galata. Cioè noi ripetutamente nelle scorse consigliature, in queste abbiamo portato delle delibere di indirizzo anche approvate con unanimità, che vanno nella direzione di ripristinare, questa è la programmazione del territorio, soprattutto in un momento particolarmente grave di situazione economica, è il caso invece per strane che possa entrare di programmare che cosa da fare per migliorare, creare occasioni di lavoro, per creare maggiori incentivi a che la gente arrivi qua. Ci stanno già, se non mi sbaglio, approvate da tempo mozioni su e dovrebbero essere in corso, si dovrebbe capire appunto i finanziamenti sul via Torre di Cappello, su quella famosa proposta dell'arretramento in Torre Galata di via Spiaggia Romana con via Fumo della Torretta per evitare un altro vincimento, sono stato approvato un anno e mezzo fa in questo consiglio. Sarebbe il caso probabilmente di ripescarle, di portarle all'attenzione della commissione o degli organi competenti per cercare di avere una strategia sulla viabilità, che è compito dell'amministrazione, avere una strategia sul futuro del proprio territorio, che altrimenti ci si limita alla discussione sugli accidenti che capitano di volta in volta, ma non si programma il futuro.
questa mozione è appunto, ripeto, un invito a riflettere e a confrontarsi su un meccanismo di traffico e di parcheggio nella zona di Serre di Scolo, che da sempre è una delle zone, diciamo così, che d'estate diventa cruciale per il disordine e per l'impossibilità a raggiungerlo per la vivibilità dei cittadini. E la nostra idea è questa, la letto, poi semmai nel corso della discussione la spieghiamo ancora meglio. Oggetto della mozione razionalizzazione dei parcheggi e riduzione del traffico veicolare estivo in località Miliscola Miseno. I sottoscritti consiglieri comunali del PD, ci risiamo, considerate che l'approssimarsi della stagione estiva si riproporrà il problema del traffico e della sosta dovuto al turismo balneare e pendolare nell'area di Siena Miliscola e della relativa invivibilità per i residenti. Considerate che per gli anni precedenti le amministrazioni comunali hanno tentato di risolvere il problema con le sanzioni di una cappella definita ticket, che non ha risolto i problemi del traffico, né quelli dell'inquinamento, né quelli della vivibilità, ma che ha generato solo infinite controversie giudiziarie che se non quale razzo ancora in corso e con pericolo di soccombere, quindi dovendo pure restituire i soldi, speriamo che non si verifichi in questo momento tragico per le finanze. Constatato che l'attuale amministrazione comunale non ha per l'anno scorso e per quest'anno predisposto alcun piano provvedimento, riaffermato l'indirizzo del PD che propone in prospettiva la realizzazione in questa zona di strutture recettive leggere per il turismo stanziale, visto che comunque è necessario razionalizzare il sistema dei parcheggi e limitare l'afflusso veicolare salvaguardando l'occupazione e la redditività delle imprese, ma garantendo più servizi a cittadini e turisti, propongono questo indirizzo: attuare una politica tariffaria che preveda maggiore costo per chi vuole parcheggiare in prossimità degli anelli. 2. Informatizzare l'accesso ai parcheggi con una convenzione tra gestori e comuni che consenta in tempo reale di segnalare agli utenti, tramite tabelloni elettronici posti nelle zone di maggior flusso veicolare, la disponibilità dei posti nei parcheggi, effettuando così una migliore distribuzione delle auto in tutti i luoghi di sosta e limitando il traffico nelle aree a saturazione di posti auto. Questo consentirebbe anche un maggior controllo del territorio, perché tu con un sistema di informatizzato di telecamere hai anche conoscenza dell'afflusso dei parcheggi, e quindi sarebbe maggior regolarità dei parcheggi, maggior regolarità del flusso, maggior controllo del territorio e possibilmente anche un introito. Poi praticamente sarebbe il sistema dei parcheggi che esiste in tante città, o esiste a Capodichino per fare un esempio vicino, o in qualche altro paese dove a monte dei parcheggi puoi segnalare uno dei parcheggi, o altrimenti l'impossibilità di raggiungere il luogo per mancanza appunto della possibilità di sosta. E nel caso si verifichi questa eventualità, cioè la possibilità di sosta, predisporre, come abbiamo sempre detto, che ci sarebbero anche a monte della zona balneare una serie di parcheggi che d'estate non sono tutti occupati, alcune addirittura ancora in costruzione, quella vicino alla Paolo di Tassa e cose, quindi di preparare questa rete di parcheggi, perché per chi non potesse raggiungere il mare può con tariffe minori sostare nelle zone immediatamente a monte degli arenini con una tariffa inferiore, magari con l'accompagnamento, ecco, crea anche occasioni di lavoro con un servizio di trasporto per accompagnarli agli arenini. Quindi predisporre parcheggi a monte delle suddette aree balneari per quando non trovassero posto a ridosso degli stabilimenti e desiderassero tariffe minori comprensive di un eventuale trasporto da effettuarsi con navette elettriche, possibilmente c'erano quelli della Sensa, usare una nido, anzi a rete vuote, potrebbero essere quelle o addirittura private, in modo dipende da incentivare imprenditori e cose, con le rete elettriche, trasportarli non inquinando, non facendo traffico e rendendo un servizio a turisti e cittadini che avrebbero molto meno fastidio. Affidare al comando di polizia municipale il controllo e videosorveglianza delle aree suddette per poter predisporre tutte le misure necessarie al contenimento del traffico. Prevedere gli strumenti economici per il trasferimento al comune di una quota delle tariffe applicate a fronte del servizio offerto agli utenti, ovviamente il servizio di segnalazione dei costi e del maggior regolarità di un servizio che può fare agli utenti e anche alle stesse imprese che gestiscono i parcheggi, a fronte del quale il comune potrebbe averne un ritorno
ovviamente aveva un grandissimo ritorno economico. Questa era, ecco, una proposta, un indirizzo su cui confrontarsi e studiare un po' per vedere se, visto che siamo a febbraio, anche se con una distanza però a febbraio, c'è qualche mese che consentirebbe l'approfondimento della questione, consultando delle ditte specializzate in questo settore, perché almeno a parere di persone che si intendono di informatica non sarebbe difficilissimo né costosissimo un sistema del genere. È importante la volontà di farlo e trovare la strada migliore. Secondo noi questa è una delle ipotesi con le quali si potrebbe realmente migliorare il traffico veicolare in quella zona, ma ovviamente migliorandolo in quella zona lo modifichi e lo migliori anche a monte. In commissione, a sede del territorio, si è discusso spesso di queste aree calde, diciamo, però purtroppo poi la commissione non riesce a compensare, anche se riunisce troppo raramente, con cui abbiamo parlato l'anno scorso della zona proprio di Miseno, in particolare con l'aggerimento dei posti auto a Miseno, della regione di Corna. Non è arrivato in commissione, anzi l'abbiamo chiesto, tutta la problematica di Baia, l'area portuale, i parcheggi che potrebbero seguire lo stesso sistema, nelle aree appunto in sofferenza economica potrebbero essere utilizzate in parte come parcheggi, quindi avendo anche un ulteriore economico. Secondo me questa cosa va presa di faccia e va cercata di trovare una soluzione. Grazie consigliere Giampaolo. Posso intervenire il consigliere, c'è qualche intervento? Consigliere Scottoricardo,